Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi un nuovo brand di cosmetici, cioè non so se sia nuovo, non so da quanto esista. Come vi dicevo nel video haul che avete visto, se non sbaglio, scorsa settimana o comunque qualche video fa, una ragazza mi ha scritto su Instagram se conoscessi questo brand. Io non lo conoscevo, o almeno non lo so se l'avevo sentito nominare, comunque per me era completamente sconosciuto, quindi sono andata su Amazon, ho visto che è un brand molto low cost, ho acquistato tre cosine che oggi proverò insieme a voi. Il brand in questione si chiama Profusion Cosmetics, dovrebbe essere una specie di Makeup Revolution, qualcosa del genere. Ho acquistato tre prodotti, non li ho ancora aperti, li proverò oggi insieme a voi per la prima volta e vedremo nell'arco della giornata come si comportano. I prodotti in questione sono i Lips to Go nel colore, non lo so perché non c'è scritto da nessuna parte, non so se questo Imagine qui sopra potrebbe essere il colore, non ho la minima idea, comunque è questa specie di nude rosino qui. Mi ispirano tantissimo, questi due sono matita rossetto liquido e lip topper glitterato. Il colore del tubetto è stupendo, vediamo ovviamente come sono all'interno. L'altro prodotto che ho preso è questa palette Blush & Glow, che è praticamente una palette di illuminanti e di blush che però sono un pelino tanto glitterati. Infatti se ci fate caso il blush già l'ho messo oggi, questi li utilizzeremo come topper luminosi per il blush, vediamo che cosa esce fuori. Il terzo prodotto che ho preso è questa mega palette che si chiama Siennas e contiene 21 ombretti e un pennello doppio. Sembrano molto molto carini questi prodotti, non ho la minima idea di come si potranno comportare, lo scoprirò insieme a voi. Vi dico anche i prezzi. Allora, la palette blush illuminanti viene 8,95 euro, il set di rossetti, che credo si dovrebbe chiamare Pink Nude, viene 6,99 euro, invece la palette grande costa 10,95 euro, quindi speriamo si comporteranno bene, così abbiamo scoperto un altro brand super low cost con prodotti fantastici. Ora zoomiamo più vicini e iniziamo a giocare con questi prodotti. Allora, il primo prodotto che voglio testare è la palette dei blush barra illuminanti. Mi sembra confezionata molto bene, anche se il packaging è praticamente molto molto simile a quello di Makeup Revolution, quindi vabbè, non è che pagando una cosa 6 euro possiamo aspettarci un packaging tipo Chanel, è proprio di plastica leggerissima, però sono impacchettati molto bene, avevano una protezione incollata qui sopra, quindi la cosa mi piace. Vediamo, ok, al tatto sembrano molto morbidi, la cosa mi piace, sembrano anche abbastanza scriventi, forse un pelino polverosi. Ora prendiamo il pennello e vediamo come si comportano applicati sul viso, che è la cosa che ci interessa di più in assoluto. Allora, inizio prendendo un po' del blush rosato che si chiama Fantasia, o forse in inglese si dice Fantasia, non ne sono sicura. Comunque prendo un pochino di quello con questo pennello e mettiamolo sopra al blush. Ok, mi sembra non sia successo nulla, quindi ne prendo un po' di più. Ok, adesso inizio a vederlo. Un effetto luminoso molto molto naturale, la cosa non mi dispiace per niente. Anche se devo dirvi che un pochino evidenzia tutte le imperfezioni che ci sono sotto. Cioè, non è un illuminante del tipo wow, sembra che la mia pelle sia luminosa dall'interno. No, si vede che c'è un illuminante sul blush. Ora, con un pennellino più piccolo faccio un mix tra questo illuminante e il bianco. Ok, ad essere polverosi sono parecchio, parecchio polverosi. Ok, anche qui devo dire non è per niente male, però comunque non è che si fonde perfettamente con la pelle. Sono curiosa di vedere come si comporteranno, cioè cosa uscirà fuori tra un paio di ore. Magari scaldandosi a contatto con la pelle non sembrerà più avere qualcosa sopra, ma si fonderanno un pochino meglio. Non so se vedete un po' di luminoso qui sopra. Devo dire, non è che sono da buttare, però sicuramente non sono gli illuminanti più belli che abbia mai provato. Però, dato il prezzo molto molto abbordabile,
potrebbero essere una nuova scoperta. Proviamo la mega palettona. Anche qui vedete che sono protetti proprio bene, cioè hanno questa plastichina incollata sopra, così gli ombretti non si rovinano quando vi arrivano. Allora, il pennello non mi sembra neanche così tanto male. Questa parte, che è quella un po' da sfumatura, non mi piace per niente perché è tagliato anche storto, tra l'altro. Quest'altra parte invece potrebbe essere carina, magari per applicare il colore sotto il sopracciglio, qui nell'angolino interno dell'occhio. Comunque, utilizziamo i pennelli con cui mi trovo bene, così riesco a testare bene gli ombretti. Prendo il colore più chiaro, che è Polite, questo colore qui, e lo vado a mettere un po' su tutta la palpebra. Vi dico già che quando prelevate gli ombretti si sbriciola parecchio la cialdina, almeno per quanto riguarda questo primo colore. Ora utilizzo Oasis, che è questo marroncino qui, con un pennello da sfumatura. Lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Allora, questo si sbriciola leggermente di meno del colore chiaro. Non mi sembra per niente male l'applicazione di questo ombretto. Cambio pennello, ne prendo uno più piccolino e utilizzo Groovy, questo marrone freddo qui. Devo dire che l'ombretto marroncino per il momento non si è applicato per niente male, cioè si sfuma abbastanza bene. Sicuramente non è l'ombretto più bello che io abbia mai visto, però per quanto costa questa palette devo dire che si è applicato bene. Vediamo ora questo colore, che è più scuro, lo vado a mettere un pochino più precisa nella piega dell'occhio. Anche questo colore si è applicato bene, sono molto molto sorpresa. Fallout davvero pochissimissimo, cioè veramente una roba impercettibile. Calcolate però che le cialdine si sbriciolano un pochino, quindi quello che dovete fare è prelevare l'ombretto e battere bene il pennello, in modo che ovviamente scaricate tutto l'eccesso di ombretto che non vi va a cadere sullo zigomo. La cosa che sto notando è che in questa palette manca un colore bello scuro per intensificare l'attaccatura delle ciglia o per andare ancora più scuri nell'angolino interno. Non è una tragedia, perché sono sicura che tutti abbiamo un ombretto nero dentro casa, però vabbè, giusto per dirvelo, cioè praticamente il colore che ho applicato adesso è uno dei più scuri all'interno della palette. Ora voglio mettere un colore luminoso su tutta la palpebra mobile, come faccio sempre. Mi ispira tantissimo questa specie di ramato qui, che si chiama Certain. Lo prendo con il polpastrello, mi sembra abbastanza morbido. Ora vediamo come si applica, e lo vado a pressare. Ecco, apposta, non si applica per niente. Ma proprio non scrive, cioè sul dito si preleva, vedete? Ma non si trasferisce sulla palpebra, quindi devo prendere un pennello e provare ad applicarlo bagnato. Vediamo, ok, sì, in questo modo scrive, e anche tanto. Con il dito non è proprio l'ideale, con un pennello bagnato è molto performante. Mi aiuta a sfumare la parte qui davanti con il pennellino dato in dotazione dalla palette. Magari prendo ancora un po' dell'ombretto e cerco di togliere questa linea netta qui. Riprendo un po' del marrone di prima e cerco di unire la sfumatura con questo colore, quindi vedete, lavoro qui un po' sull'angolino esterno. Ora, sempre con lo stesso pennello, sempre bagnato, prendo con questo colore qui e lo metto nella parte iniziale dell'occhio. Nella parte inferiore dell'occhio metto questo marroncino qui. Prendo nuovamente un po' di Oasis e mi aiuto a sfumarlo. Visto che ho tanto arancione intorno all'occhio, definisco un pochino l'attaccatura delle ciglia con una matita nera, metto il mascara e ci vediamo tra un secondo. Gli occhi sono terminati, ora passiamo alle labbra. Apriamo questo kit e vediamo che colore reale c'è all'interno dei tubetti. Mio Dio, ma come si apre? Ok, devo solo tirare forte. La matita sembra molto molto bella, cioè il colore è esattamente quello del tubetto. Allora, il colore mi piace tantissimo, la scrivenza anche. Ora, siccome c'era una punta finissima, devo un attimo spuntarla per riuscire ad utilizzarla al meglio.
Primissime impressioni, la matita mi piace tantissimo, sia per quanto riguarda la scrivenza sia per quanto riguarda il colore. L'unica cosa è che non credo la durata sia altissima perché la sento ancora morbida, cioè non credo sia una di quelle matite che si asciuga, però potrebbe non essere una pecca, nel senso che se avete delle labbra super secche e volete mettere una matita, però le solite matite vi seccano tantissimo le labbra o vi mettono in evidenza le pellicine, questa è una matita che ad esempio non lo fa per niente. Ora apriamo il rossetto liquido, vediamo che cosa c'è dentro. Anche qui il colore mi sembra molto molto simile a quello del tubettino, voglio swatcharlo prima di applicarlo. Mi sembra molto cremosino, la cosa mi piace, il colore mi fa impazzire. Sono indecisa se provare così la matita o se metterci sopra il rossetto liquido. Facciamo una cosa, ci metto sopra il rossetto liquido, vediamo che cosa succede dopo che mangio, bla bla, e se non dovesse piacermi o comunque se dovesse andare via, lo togliamo e proviamo la matita da sola. Facciamo così. Ragazzi, questo colore è pazzesco, cioè davvero bellissimo, mi piace tantissimo. Speriamo che rimanga super confortevole il rossetto, anche se vedo che già un pelino si è asciugato, però è rimasto abbastanza morbido sulle labbra. Potremmo aver scoperto una grande figata. Ora, vediamo come si comporterà nelle prossime ore. Non voglio mettere il lip topper sopra le labbra, sono sincera, perché mi piace tantissimo così e non vorrei rovinarlo. Comunque ve lo swatcho, vediamo di che cosa si tratta. Sembra quasi, quasi una quell'uscita labbra tutto glitterato che si trovava su Cioè, vi ricordate? Non so neanche se lo vedete, è qui, è una specie di l'uscita labbra, però un sacco pastoso, non appiccicoso, ma proprio pastoso come consistenza, quasi come se fosse un burro cacao schiacciato, pieno pieno di glitter. Quindi probabilmente stasera o quando questo andrà via proveremo anche il lip topper. Sento che già si è asciugato abbastanza il rossetto, quindi mi rimangio tutto quello che ho appena detto del super confortevole. Quali sono le mie primissime impressioni su questi prodotti? Allora, la matita mi piace un sacco, il rossetto devo testarlo, mi sta ballando l'occhio, il lip topper non so dirvi perché ancora non l'ho provato. Per quanto riguarda questa palette dei blush e degli illuminanti, mi sembra sufficiente ma non eccellente. No, mi sta ballando anche l'altro, ma che cosa mi sta succedendo? O sono diventata tipo nevrotica, cioè ho tipo la pressione a 2000. Sto piangendo. Per quanto riguarda questa palette, mi sembra carina, anche questa non eccellente, però per il prezzo che ha mi sembra si comporti molto bene. Gli ombretti opachi si sono applicati bene, si sono sfumati bene. Anche qui non sono gli ombretti più belli del mondo, però mi sembra che abbiano lavorato bene. Per quanto riguarda gli ombretti brillanti, invece, se li prendete con il dito non scrivono niente, se li prendete asciutti non scrivono niente, dovete bagnarli con un pennello perché al contrario sono veramente molto molto belli. Ora, siccome gli ombretti sono un po' polverosi e se ne prelevate un pochino di più danno un po' di fallout, quello che voglio vedere è come si comporteranno nell'arco della giornata, se rimarranno lì attaccati alla pelle oppure se si spolvereranno via. Per il momento queste sono le mie impressioni, ci aggiorniamo tra un paio, 2 o 3 orette per vedere che cosa è successo sul mio viso. Allora ragazzi, sono in camera mia e cercherò di non farvi vedere tutto il casino che c'è qui dietro, dovrei tipo mettere la tenda così. Sono davanti alla finestra, quindi in questo momento penso che sembra ancora più bianca di quello che sono perché ho la luce proprio sparata sul viso, però spero che in questo modo riusciate a vedere bene tutto ciò che abbiamo applicato. Allora, sono passate quasi 4 ore, quindi un pochino di più di quanto vi avevo detto. Ciò che ho sul viso, diciamo più o meno, è rimasto come prima. Non è peggiorato sicuramente, è migliorato un pochino nel senso che è diventato un pochino più naturale l'effetto, però in generale devo dire che mi piace l'effetto. Per quanto riguarda gli ombretti, assolutamente nulla da dire, sono lì dove li abbiamo messi, super intensi, non è cambiato il colore, anche lì sono molto soddisfatta. Per quanto riguarda le labbra, se ci fate caso, il colore è diventato molto molto più scuro rispetto a quando l'abbiamo applicato, quindi tenete conto che il rossetto liquido si ossida tantissimo. La durata non è altissima, ovviamente ho mangiato, infatti se ci fate caso è andato via tutto al centro delle labbra. Dopo, diciamo, un paio di ore ho iniziato a sentirlo un pochino secco, però è molto più confortevole di tanti rossetti liquidi che ho portato, quindi non lo boccio
in modo assoluto. Devo dire, non mi piace molto, non è il mio preferito, però non è male. Diciamo che rimane anche questo nella media. Sono molto molto soddisfatta invece degli ombretti. Questo è quello che penso per il momento. Oggi pomeriggio devo andare a truccare una ragazza, devo lavorare un po' al computer, sono parecchio impegnata, quindi non so se riuscirò a fare un check a metà giornata. Se non dovessi riuscirci, ci vediamo direttamente stasera per vedere che cosa succede. Adesso metto un po' di burro cacao e riapplico nuovamente il rossetto per vedere se rimettendolo sopra dà un effetto strano o se comunque si amalgama bene. Anche di questo vi farò sapere questa sera e per il momento è tutto. Allora, come vedete, è la fine di questa giornata e sono passate un bel po' di ore. Io sono abbastanza stanca. Posso trarre le mie conclusioni, tra virgolette, sulle cose che abbiamo provato, nel senso che ovviamente le ho provate oggi per la prima volta, quindi non posso esprimere. Cioè, non posso fare una super recensione del tipo sì, le ho provate in tutte le occasioni del mondo. No, le ho provate oggi per la prima volta insieme a voi. Per quanto riguarda gli ombretti, mi sono piaciuti, vi ripeto, non sono i più belli che io abbia mai acquistato sulla faccia della terra, però devo dire sono carini. Per quanto riguarda la palette dei blush illuminanti, se vedete non ho quasi più nulla sul viso. E devo dire che sono sufficienti, ma non mi piacciono così tanto. Per quanto riguarda le labbra, quando ho riapplicato il rossetto sopra è venuto un po' strano, nel senso che si vedeva la differenza del rossetto vecchio con quello nuovo riapplicato. Devo provare assolutamente la matita, ovviamente vi farò sapere in altri video, e il lip topper che non sono riuscita a provare. Queste sono le mie prime impressioni su questi prodotti. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciare all'insù e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se avevate mai sentito parlare di questo brand e se avete provato qualcosa. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, io vado a nanna.